seams. Pour me a drink if you know what I mean. Don't mix it up, give me straight what you got. I don't want it on the rocks, I want my love straight up. Ben ritrovati a tutti quanti voi dal padiglione dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, qui alla Fiera del Levante di Bari, un padiglione dove tantissima è l'affluenza anche per conoscere i prodotti di qualità di Puglia, buoni così solo qui, e questo è il claim che li identifica, prodotti che raccontano di un'eccellenza straordinaria del nostro territorio. Anche in questa puntata vi raccontiamo quanto sta avvenendo qui alla Fiera di Settembre a Bari e soprattutto vi porteremo, almeno attraverso le immagini, a conoscere ancora di più le eccellenze della nostra terra. Le eccellenze agroalimentari della Puglia protagoniste della Fiera del Levante di Bari. Le produzioni locali ancora una volta rappresentano la base della sana alimentazione, così come emerso nel convegno regionale della CIA, alimentazione e prevenzione con la qualità delle produzioni tipiche dell'agricoltura pugliese. Il cibo fa bene se utilizzato in maniera appropriata. La nostra agricoltura, quella pugliese, ha un paniere di prodotti che dà grandi risultati anche sul piano salutistico, pensiamo all'olio extravergine, all'ortofrutta, a tutta la produzione vitivinicola della nostra regione, anche la zootecnia, che può essere la leva per una corretta alimentazione, ma anche per una buona salute. E oggi è questo il valore aggiunto che viene apprezzato a livello nazionale e a livello internazionale. Agrimed 2013, oltre a registrare una forte affluenza di visitatori, ha anche visto la presenza di autorità istituzionali come la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Senatore Dario Stefano, il Presidente della Commissione Politiche Agricole della Comunità Europea Paolo De Castro. Presidente, ripartiamo dal sud, dal mezzogiorno, dai finanziamenti per questa nostra gente. I finanziamenti sono essenziali e quando ci sono vanno usati al meglio, come ha saputo fare la Regione Puglia. Purtroppo in Italia ci sono alcune regioni che quei fondi europei non li utilizzano e questo è uno spreco che non ci possiamo più permettere. È illusorio pensare anche che il nord possa farcela senza il sud. Allora la ripresa nasce da qui, nasce dal sud, e con il sud tutto il paese risolleverà la testa. Nonostante la gravosità di un impegno è di un onore quello di presiedere la Giunta, ho comunque voluto conservare la mia partecipazione alla Commissione Agricoltura, proprio perché penso che l'agricoltura sia la grande risorsa di questo Paese, ad una condizione: che entri nelle priorità del Governo, che il Governo elabori una politica agricola nazionale e che in forza di questa politica agricola nazionale si faccia più forte, più autorevole in Europa, dove continuiamo a soccombere ad una serie di iniziative e di intendimenti che tentano di standardizzarci, di renderci tutti uguali. Gli agricoltori avranno quindi notizie certe, notizie chiare, una PAC più verde, ma anche una PAC che dia una mano ai giovani, finalmente alcune importanti novità che introducono aiuti e sostegni ai giovani agricoltori, ma anche una PAC che stabilisce che gli aiuti vadano solo agli agricoltori professionali e non ad altre figure. Dottoressa Anglani, anche quest'anno le masserie didattiche di Puglia danno il benvenuto qui alla Fiera del Levante. Certo, ovviamente ancora di più, visto che le masserie didattiche rappresentano una parte importante dell'agroalimentare. Ad oggi siamo 108 masserie didattiche che si rivolgono ai più piccoli, dai più piccoli ai più grandi, per fare scuola, per insegnare le nostre tradizioni, i nostri prodotti tipici, i metodi di trasformazione, la biodiversità.
qualità, insomma tutto quello che riguarda un po' l'agroalimentare. Raccontiamo come le scuole possono prenotarsi per fare delle visite guidate, dei laboratori didattici all'interno delle masserie. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, l'assessorato alla risorsa agroalimentare e l'ufficio scolastico regionale, proprio per attivare una serie di iniziative nelle scuole per far scoprire il mondo agroalimentare, in particolare per incentivare le visite nelle masserie didattiche, proprio per scoprire il mondo agroalimentare. Naturalmente voi potrete trovare anche sul sito delle masserie didattiche di Puglia in rete tutte le informazioni necessarie poi per prenotare queste visite, per conoscere le oltre 100 masserie di Puglia. Grazie, davvero anche a noi operatori del settore spetta un piattino di pecora all'Arzulo, all'Arzaul, che dir si vuole. Assolutamente sì, assolutamente, non fosse altro per insomma, per onorare l'ospitalità. Guadagnare anche la vostra benevolenza. Va bene, allora noi andremo, grazie, arrivederci. Andiamo dottoressa, andiamo. Perché... Siamo, nonostante il momento di grande difficoltà che attraversano gli enti fiera, noi non possiamo che non ritenerci soddisfatti. Abbiamo avuto tantissime presenze anche di livello professionale importante, abbiamo avuto un grandissimo risultato in termini di partecipazione ai nostri convegni, abbiamo avuto modo di discutere, di affrontare, di tirare fuori le idee, soprattutto anche le esigenze in merito a tantissimi settori del mondo dell'agricoltura. Siamo andati dal vino all'olio, al sistema floricolo, al sistema forestale, abbiamo affrontato problemi di ogni tipo, abbiamo visto anche la necessità di dover in qualche maniera discutere dei GAL, dei GAC, quindi della risorsa mare. Insomma, di lavoro ce n'è tanto, tiriamo le somme. Siamo ben felici di come è andata anche quest'anno la nostra Fiera del Levante, il nostro padiglione dedicato al mondo della ruralità. Chiudiamo anche questa puntata dal padiglione dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia qui alla Fiera del Levante di Bari con un brindisi di augurio ai vini pugliesi. Oggi lavoriamo in dolcezza. Sì, questo è un moscato di Trani molto tipico, caratteristico, soprattutto autoctono della nostra regione. Che può essere abbinato ai nostri dolci, soprattutto di mandorle, di cui siamo dei gran preparatori. Benissimo, scusa se ti interrompo, questi vanno, ci azzecca il moscato anche con quelli che vengono chiamati taralli, ci sono dei taralli... Taralli di zucchero, eccezionale abbinamento con questo vino. Quindi anche così lo potete usare, stavi dicendo? E quindi proponiamo questo consumo di questo prodotto anche in forma abbastanza fresca dal punto di vista della temperatura, perché dobbiamo insegnare, a educare, no, all'utilizzo, al consumo di questo prodotto che molte volte viene relegato soltanto come fine pasto, mentre questi sono produzioni che possono trovare allocazioni anche in alcuni aperitivi, accompagnati anche ad alcuni formaggi, ecco, quindi modalità di consumo diverse, proprio per incrementare la diffusione di questo nostro prodotto. Insomma, anche il moscato di Puglia merita la sua dignità degustativa e diciamo le cose come stanno. Viva la Puglia! Yeah.